Giorni difficili, veramente i giorni difficili sono dal 23 febbraio 2020. Abbiamo questa situazione di 23 allo stato attuale positivi, con i collegamenti abbiamo dato subito informazione. Certo, anche noi abbiamo avuto il contraccolpo della positività di un dipendente comunale, annunciato sabato sera e domenica. Nella giornata di domenica, raccordandoci col direttore generale dell'ASL, abbiamo provveduto a fare i tamponi a tutti coloro che avrebbero potuto avere contatti con questo dipendente comunale. La gente che si rivolge ai laboratori privati, i risultati poi devono essere sempre confermati dall'ASL. Sì, questo è anche vero. Noi diciamo che è importante che ci sia anche la parte privata in questa attività, perché guai se non ci fosse. Però abbiamo anche bisogno, logicamente, di avere un raccordo più forte, perché se un cittadino si rivolge ad un privato e il privato fa il tampone e risulta positivo, bisogna attivare immediatamente una comunicazione da parte di questo laboratorio direttamente al medico di base, ma soprattutto al SEP e per informazione anche al comune. Si sta purtroppo verificando che queste informazioni circolano un po' a ruota libera, poi quando arrivano all'ASL, io sto ricevendo continuamente telefonate dagli uffici dell'ASL per sapere Tizio e Caio, chi è, dove abita e qual è il numero di telefono? Ma non si può fare così perché dopo dobbiamo ricostruire e si perdono delle giornate. Quante volte io in questi 2, 3, 4 giorni sono stato costretto a chiamare, una volta che ho individuato, facendo questo lavoro che non dovremmo fare, quindi c'è bisogno di un maggiore raccordo tra i privati e l'ASL. E anche per dare una prontezza di informazione, ma anche di verifica, perché si può verificare anche questi laboratori devono essere convenzionati e devono avere una valenza, diciamo, di certificazione di qualità.